Certo, non ha declassato l'Italia perché però bisogna che si mettano d'accordo, cioè Salvini e Di Maio dicono che noi abbiamo rovinato l'Italia, invece Tria e Conte dicono che i fondamentali dell'Italia sono molto buoni. I fondamentali dell'Italia sono buoni perché i sacrifici fatti da imprese e famiglie e perché le politiche che sono state messe in campo hanno permesso all'Italia di risollevare la testa, quindi la condizione attuale dell'Italia è una condizione piena di potenzialità. Le scelte che stanno facendo portano al declassamento, questo è il significato di queste agenzie che mi interessano poco, se non fosse che dobbiamo chiedere 400 miliardi all'anno di prestiti e i prestiti si fanno sulla fiducia e purtroppo quelli che ci devono prestare i soldi guardano ai giudizi di queste agenzie.